Ciao e bentornato, oggi andiamo a vedere come poter suonare la canzone Innocenti Evasioni di Lucio Battisti. Che sensazione di leggera follia sta colorando immaginando, preparo e cucino qualcuno. È già nell'aria qualcuno. Sorriso ingenuo e profumo. Il giradischi, le luci rosse e poi champagne ghiacciato e l'avventura può iniziare ormai. Accendo il fuoco e mi siedo vicino a qualcuno. Stasera arriva qualcuno. Sorrido intanto che fumo. Ma come mai tu qui stasera? Ti sbagli, sai. Aspettavo, ti giuro, nessuno, strana atmosfera, ma cosa dici, mia cara? Non sono prove, no, 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 un po' di fuoco per scaldarmi un po', e poca luce per sognare. Accanto, anima mia, e abbandona la tua gelosia se puoi. Combinazione, un po' di champagne se vuoi, amore. Come sei bella, amore. Sorridi e lasciati andare. Chi può bussare a questo di sera, sarà uno scherzo, un amico, e chi lo sa, non alzarti, chiunque sia si stancherà, amore. Come sei bella, amore. Ho ancora un brivido in cuore. La la. Ciao, sono Adriano Tarullo, chitarrista e cantautore. Aiuto gli appassionati di musica, in particolare della canzone, a superare le prime difficoltà nello studio della chitarra. Come hai sentito dall'esecuzione, ho utilizzato un arpeggio fingerstyle per sostenere il brano. Ho cambiato anche la tonalità e l'ho adattata alla mia voce. Adesso andremo a vedere il tipo di arpeggio. Nei contenuti invece extra andrò ad eseguire la canzone con le pennate ritmiche. Ho utilizzato un tipo di arpeggio il più semplice possibile, utilizzando pollice, indice e medio. L'arpeggio è questo, vado a farlo sul primo accordo che troviamo nella canzone, che è un Mi maggiore. Quindi vado a prendere innanzitutto il basso dell'accordo, che in questo caso trovo sulla sesta corda a vuoto. Poi l'indice andrà sempre a prendere per tutti gli accordi la terza corda ed il medio la seconda corda, sempre. Quindi pollice, indice, medio. Dopodiché vado a cambiare basso dell'accordo, prendendo questa volta la quarta corda con il pollice e di nuovo indice, medio, sempre
rispettivamente la terza e la seconda corda. È un tipo di arpeggio che ho utilizzato anche in altri video tutorial, però non è lo stesso arpeggio. Diciamo che è simile. Questo arpeggio non è molto quadrato, a differenza di quelli utilizzati magari nelle canzoni di De André. Ha un andamento non quadrato. Il secondo accordo che troviamo è un accordo un po' particolare, è un re con al basso il mi. In realtà è un re sospeso perché non troviamo la nota di fa diesis, ma la nota di mi che vado a prendere sul basso. Quindi, come per il mi maggiore, vado prima con il pollice a prendere la sesta corda e poi la quarta, quindi avrò un basso di mi inizialmente e poi di re. Mi sospeso seconda, puoi vedere il diagramma in sovraimpressione sul video. Quindi alterno questi due accordi nell'intro e anche poi nella strofa. Per ogni battuta c'è sempre un accordo, quindi quando realizzo questo arpeggio, alternando i due bassi, sto completando una battuta, quindi avrò un accordo per battuta. Solo in due casi vado a inserire due accordi per battuta. Nel momento in cui introvo il La maggiore, e alterno il La maggiore con il La major 7. Quindi inizialmente prendo il basso sulla quinta corda di La maggiore, accordo di La maggiore, e vado sempre ad eseguire il mio arpeggio, pollice, indice, medio. Quando vado ad alternare il basso con il pollice sulla quarta corda, simultaneamente devo cambiare accordo, quindi dalla maggiore passo alla major 7 e vado a rieseguire l'arpeggio, quindi la seconda parte dell'arpeggio, cioè nella mano destra non cambierà niente perché farò pollice, indice, medio, pollice, indice, medio, alternando con il pollice la quinta e la quarta corda. Solo che questa volta con la mano sinistra vado a prendere inizialmente nella prima parte della battuta il La maggiore, nella seconda parte il La maggiore, il La major 7. Questo accordo, per chi non lo conosce, quinta corda a vuoto, ma questo arpeggio non la prenderemo dalla quinta corda a vuoto, ma dalla quarta corda in cui vado a posizionare il dito medio sul secondo tasto, il dito indice sul primo tasto della terza corda e l'anulare sul secondo tasto della seconda corda. Altri due accordi che trovo all'interno della stessa battuta sono il re, che vado ad alternare con un Si minore settima. Quindi stesso discorso, questa volta però parto dalla quarta corda. Attenzione, l'arpeggio parte dalla quarta corda in cui vado a prendere un accordo di re senza il fa diesis. Quindi pollice, quarta corda, indice, terza corda, medio, seconda corda. Dopo mi sposto sulla quinta corda, quindi dalla quarta corda il pollice andrà a prendere la quinta corda, secondo tasto della quinta corda, e vado a realizzare un Si minore settima con questo diagramma di accordo, mettendo l'indice sul secondo tasto della quinta corda, il medio sul secondo tasto della terza corda, l'anulare sul terzo tasto della seconda corda. Nel momento in cui vado ad alternare il La maggiore con il La major 7, Battisti nella canzone, nell'arrangiamento, inserisce un accordo di La maggiore di due quarti, per una battuta di due quarti, ci va un po' a complicare le cose. Andiamo ad alternare il La maggiore con il Mi7 per due volte in questa maniera. Quindi
C'è questa battuta di due quarti sulla maggiore prima di cambiare accordi e fare la stessa identica cosa con il re e il si minore settima. Due quarti, una battuta di due quarti per quanto riguarda l'accordo di re. Qualcuno è già nell'aria, qualcuno. Quindi la mi 7, la di nuovo la mi 7 e di nuovo la. Per poi passare a re, si. Minore settima, re, si, di nuovo re, e poi passo all'accordo successivo che è mi. Ultimi accordi presenti nella canzone e nel ritornello sono un si minore settima. Mi occorre per forza prendere tutto il diagramma di accordo, cosa che prima non facevo perché all'interno della stessa battuta prendevo sia il re che il si minore settima. Con questo diagramma di accordo ho una corda a vuoto, ho preferito prendere questo diagramma di accordo anche perché con questo diagramma di accordo, spostandomi di due tasti, vado ad eseguire anche l'altro accordo che trovo, un Do diesis minore settima. Diagramma di accordo, mettiamo il barré. Vi faccio vedere quello di Do diesis minore settima, che è uguale a quello di Si minore. Il barré in questo caso sul quarto tasto, l'anulare sul sesto tasto della quarta corda, la terza corda sempre vado a prenderla con il barré ed il medio sul quinto tasto della seconda corda. E in questo caso vado ad alternare la quinta corda con il pollice e poi la quarta. Nel testo con gli accordi in sovraimpressione c'è questo accordo che abbiamo visto prima, un re sospeso seconda con il basso in mi. Ho preferito scrivere semplicemente re con il basso in il mi. Lo trovi scritto con il re e una sbarra. E poi il mi che indica il basso dell'accordo. Questa canzone, oltre ad essere suonata con l'arpeggio fingerstyle, può essere suonata anche con le pennate ritmiche, con il plettro, cosa che avviene nella canzone originale e che sinceramente anch'io faccio, quindi suono questa canzone con la ritmica, con le pennate ritmiche, in questa maniera. Andremo a vedere questo tipo di accompagnamento ritmico nell'aula privata, quindi nei contenuti extra che sono presenti sul mio sito. Se sei interessato, puoi vedere di cosa si tratta cliccando qui in alto sullo schermo oppure trovi il link in descrizione. Se invece vuoi il materiale didattico di questo video tutorial, puoi richiedermelo gratuitamente sul modulo del mio sito specificando il titolo del video tutorial. Trovi sempre il link in descrizione. Se ti è piaciuto il video puoi mettere un like. Se hai domande o dubbi inerenti a questo video tutorial puoi scrivermi nei commenti. Se invece vuoi continuare a seguirmi, allora non ti rimane che attivare la campanella, iscriverti e attivare la campanella. Ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao!